perché i cattivi della Disney non sono più quelli di una volta? Il semplice conflitto tra bene e male è sempre meno centrale nelle storie della Disney, che sono diventate sempre più complesse e sfaccettate. Per decenni il cattivo è stato un caposaldo nelle storie raccontate nei film della Disney. Nel primissimo cartone animato dello studio d'animazione, Biancaneve del 37, era proprio la regina cattiva che voleva avvelenare Biancaneve soltanto perché, secondo uno specchio parlante, era più bella di lei. Ma nel tempo ci sono stati anche Capitano Uncino, Malefica, Jafar, Scar, Crudelia Demon, Ade, Shere Khan, Frollo, e il loro scopo era proprio quello di indirizzare la trama del film verso una specifica direzione, favorendo lo sviluppo del personaggio principale. Infatti nessuno gli interessa come mai Crudelia Demon volesse dei cappottini fatti con la pelle dei cani. L'unico motivo per cui la volevano presente nel film era per fare in modo che i protagonisti la sconfiggessero, portando, diciamo, la pace alla fine della pellicola. Il problema è che da quando sono usciti film come Frozen o comunque Luca o Encanto, film in cui non vi è un vero e proprio villain, ma vi è una situazione tale che una volta risolta si porta a termine la trama del film. Questo ha creato grossissimi problemi perché si va un po' a modificare lo schema che era durato per decenni in casa Disney. Schema dove vi era il bene che combatteva con il male e una volta sconfitto, pellicola finita e lieto fine. Nel primo Frozen, difatti, c'è un personaggio cattivo, il principe Hans, intenzionato a sposare la principessa Anna soltanto per diventare re di Arendelle. Ma non c'è un cattivo al centro del film, ma c'è la necessità che la protagonista, Elsa, accetti se stessa e si lascia avvicinare dalla sorella Anna e da altre persone che vorrebbero vederle bene. Come anche in Luca, invece, nel 2021, coprodotto da Pixar e Disney e ambientato in una città di fantasia molto simile ai paesini delle Cinque Terre, ci sono sicuramente degli antagonisti, come il bulletto Ercole o in una certa misura anche il padre di Giulia, Massimo. Ma il conflitto dominante della storia ruota attorno alla xenofobia, quella del paese di Porto Rosso contro la popolazione dei Tritoni e quella dei genitori di Luca contro il mondo esterno. E la xenofobia non si risolve soltanto battendo Ercole, sconfiggendo il tipo cattivo di turno. La vera risoluzione sta nel fatto che le persone discriminate imparano a trovare sostegno dagli altri e orgoglio in se stesse, rendendo il conflitto molto più interiore che esteriore. E la causa di questo allontanamento dallo schema classico che contrapponeva buoni e cattivi della Disney non si è ancora identificata. Per lo più si presuppone che sia un fatto di cercare di modernizzare sempre di più le storie più recenti. Più si va avanti, più si cerca di farle più realistiche, più moderne, più legate alla vita anche nostra di tutti i giorni. E questo avvicinamento alla modernizzazione, diciamo che è andato sempre a peggiorare, perché comunque le ultime pellicole legate a fatti sentimentali, umani, eccetera, non sono andate granché bene. Guardate Elemental, guardate Wish, anche se comunque pellicole della Pixar come Inside Out e Soul, nonostante abbiano un grandissimo e alto tema di maturità, abbiano comunque riscosso molto più successo. E si vede che le persone abbiano un po' cambiato stile di vedere questi tipi di film d'animazione. E più si tenta nel fare cose più moderne, più si va a peggiorare la situazione, perché ormai lo abbiamo capito molto bene cosa bisogna fare per riscuotere un nuovo successo. Bisogna puntare sull'effetto nostalgia, cosa che sta cercando di fare anche la Marvel, anche se a pezzi e bocconi. E quindi in tutto questo il problema ancora sussiste, perché ci sono dei film in cui è presente il bene e il male, buono e cattivo, che hanno riscosso un gran successo, e quest'ultimi in cui il cattivo non c'è non stanno riscuotendo il successo, tranne alcuni che invece sì. E questa cosa è veramente contrastante, perché non si riesce veramente a capire se fare una pellicola con un buono e un cattivo o una pellicola con un buono e una circostanza tale che ti porta ad affrontare un problema da risolvere prima della fine della pellicola. Chi lo sa? Non si può veramente sapere, però questo non vuol dire che i cattivi non siano essenziali per la trama, perché anche in varie pellicole dei classici Disney abbiamo comunque visto che permettevano al protagonista di fare un viaggio interiore,
un modo, un sistema per farli capire determinate cose e affrontare la situazione verso la fine della pellicola. Quindi, secondo me, come dice anche Lex Luthor al nostro Clark Kent, una volta scoperto il suo segreto, i più grandi eroi della storia sono diventati tali solo grazie ai loro cattivi. Questo ti fa capire che senza questi cattivi non esisterebbero gli eroi. E con questo vi chiudo il discorso, specificando anche che comunque, nonostante i vecchi classici abbiano una notevole qualità delle storie, dei protagonisti, degli antagonisti, eccetera, c'è da dire che anche quel tocco che gli ha dato la Pixar riguardo alla maturità delle storie, sempre più rivolte verso un pubblico più adulto, ha fatto anche più bene che male, nel senso, non è una cosa negativa il cambiamento che ha portato la Pixar. La cosa negativa è stato il fatto che tutto quello che si era imparato prima della Pixar non è stato portato dietro. Una volta subentrata la Pixar, abbiamo più guardato il botteghino che discuteva il film che tutto ciò che si era costruito col tempo per arrivare a quel punto. E ciò è stato un grossissimo errore, perché noi bisogna sempre imparare dal passato, portarsi avanti tutto dietro, tutti gli errori, e cercare di farli meglio, non cambiarli. Perché risvoltare totalmente un modo di dare un linguaggio al pubblico attraverso animazione non sempre è preso molto bene, e difatti questi sono i risultati. Noi dovevamo, cioè, la Pixar, la Disney, doveva fare in modo di modificare un po', modernizzare attraverso storie più realistiche, più mature, però portandosi dietro tutto quello che aveva coltivato col tempo. Dunque sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che abbiate apprezzato il mio modo in cui ho cercato di farvi capire la differenza tra prima e dopo riguardo questi cattivi della Disney, e nel caso fatemi anche sapere cosa ne pensate scrivendomelo nei commenti. Vi ricordo poi di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!